tra i capelli neri e il maglione a collo alto nero sembro una macchia nera. E il white balance è terribile, fatemi andare nell'altra stanza. Ciao ragazzi, buongiorno, scusate l'inizio un po' strano. I vicini di sotto mi staranno odiando perché sto camminando con i tacchi. Oggi è Santo Stefano e come al solito io non so regolare il white balance di questa stanza. Allora, ok, diamo propriamente inizio a questo vlog. Ciao, oggi è Santo Stefano. Mi sono presa una pausa ovviamente per questo. Come l'ho detto, è appena arrivata mia madre, quindi devo interrompere un attimo il vlog. Ci sentiamo dopo. Comunque oggi è Santo Stefano, mi sto preparando perché vado a trovare una zia che non vedo da tantissimo tempo qui a Milano, dal momento che siamo in zona rossa ma si può viaggiare per andare a trovare i parenti. E vi porterò con me nei prossimi giorni quando saremo in zona arancione e potremo fare un giro per i parchi di Milano. Eccomi qua tornata, il sole finalmente è arrivato a Milano. Dopo 11 giorni che sto qua finalmente vedo un po' di sole. Mi sono cambiata perché fa abbastanza caldo stranamente oggi e la macchina mi si sta scaricando. Quello che sto facendo in questo momento è approfittare della bellissima giornata prima di andare dalla zia per fare alcune foto. Sto approfittando appunto del sole finalmente anche per verificare un pochino com'è la luce nel corso della giornata, dal momento che di luce non ne ho vista per niente in questo periodo. Ieri ho festeggiato Natale con i miei, sono stata molto molto grata e felice di questo e ho ricevuto due regalini che dopo vi faccio vedere, di cui sono super super felice. Vi porterò con me anche per farvi vedere un po' di cosucce che ho intenzione di comprare per lo spazio in cui vivo, per la casa, e alcune cosucce che ho comprato in questi giorni semplicemente per organizzazione. E nulla, vi porterò con me a Milano. Sto qui su Pinterest a cercare un po' di ispirazioni e questo, ragazzi, è uno dei regali. Probabilmente molti di voi non conoscono questa marca. Byredo è una marca a cui vado dietro da tantissimo, che è stata una delle mie ispirazioni per la tesi, quindi ci vado dietro da tantissimo tantissimo tempo, e ho deciso di farmi questo bel grande regalo. Quest'acqua è praticamente fatta d'oro, però niente, si vive una volta sola nella vita. Se c'è una cosa che mi ha insegnato il 2020 è che si vive una volta sola nella vita. Vi ho già detto, mi sono cambiata perché fa caldo, è incredibile ma fa caldo. Mi porterò comunque un cappellino e questo è il mio look di oggi, tutte cose molto basiche, semplici. Mi sono addirittura messa i jeans che non mi mettevo da una vita. Questi sono i Levi's 501, le scarpe sono di Massimo Dutti e le ho messe, sono alte, le ho messe per la mia laurea a Londra. Questo è il solito cardigan di COS che vi ho mostrato mille volte. Questo cappotto lo condivido con mia madre ma praticamente lo uso solo io ed è, non lo so, l'ho comprato nel mio paesino vicino Roma, mi piace molto. I soliti anelli Ana Luisa e Daisy London, rossetto di Glossier rosso e la solita borsetta nera di Polen. Oggi è domenica, sono venuti i miei a pranzo e nulla, sto un po' con loro, adesso andiamo a fare la spesa insieme, mi aiutano un pochino. Non ho niente da dirvi oggi di particolare, mi sono fatta la doccia, mi sono un po' rinfrescata, ho quasi risposto a tutte le mail, ho quasi l'inbox a zero, il che è fantastico. Ho appena realizzato di avere dei pantaloni troppo corti per queste scarpe, però va bene così. Stasera mi farò lo smalto, finirò di rispondere a tutte le mail e le commissioni e ci vediamo domani. Thank you.
Guardate come mi sono svegliata oggi. Oh, oh, ah. È splendido. Sono troppo felice oggi, mi sento come una bimba. Mi sono svegliata alle 7 proprio come una bambina, perché volevo assolutamente andare a vedere se stava nevicando. E sta ancora nevicando anche se sono le 10. Ho fatto un po' di workout dal momento che mi è arrivato il tappetino che ho ordinato su Amazon. Ve lo lascio qua sotto in descrizione. E nulla, sto indossando i soliti leggings di Organic Basic, le solite scarpe. Questo è un maglioncino che ho messo solamente adesso, e questo sport bra, se si mette a fuoco, di, come si chiama, Oysho. E sono ancora tutta struccata, adesso mi vado a fare una bella doccia. Però sono felicissima, sono troppo felice che sta ancora nevicando. Oggi devo fare un sacco di cose, in realtà dovevo uscire e vediamo se smette. E mi si è anche rotta la persiana, quindi mi dispiace se è ancora buio, ma ieri ho sentito tipo un tonfo e probabilmente si è rotta la cinghia della persiana. Questa però funziona. Adesso apriamo la finestra per vedere com'è la situazione. Sì, ancora nevica alla grande, mio Dio! Wow! Guardate l'albero là dietro, guardate l'alberello là dietro. Che carino! Io non ce la posso fare. Io sono come un bambino quando nevica, veramente. Guardate che bello il bianco candor. Allora, mi sono messa comoda, semplicemente le solite cose, tutta beige come al solito. E adesso quello che faccio è mettere un pochino in ordine camera, sia perché non ho fatto assolutamente il letto oggi e anche perché voglio far venire il signore delle pulizie per farmi aggiustare la tapparella. Perché è un peccato non poter vedere la neve da tutte e due le finestre, ovviamente. Vabbè, comunque me la devo far aggiustare. E prima, ovviamente, voglio mettere un po' in ordine i panni che ho appena steso e lavato. E poi mi voglio fare le unghie, assolutamente. Devo finire una miniatura per il video che è uscito prima di questo, quello sulle cose che mi hanno aiutato a superare il 2020. Ve lo lascio qua sopra nella descrizione. E poi voglio che ci facciamo le unghie insieme, perché me lo chiedete sempre e vi voglio mostrare i miei smaltini. Facciamoci lo smalto, mi sono appena limata le unghie, ho già pranzato e oggi, siccome nevica, voglio andare con lui, che è Luna di Licia Florio, e mi devo pure pulire un po' le unghie. Allora, mi devo mettere un po' più giù perché non aspettare che... Eccomi qua, allora, ha smesso di nevicare, probabilmente tra un po' prenderò il tram per andare al centro per comprarmi un paio di stivali, perché mi sono trasferita in soli 3 giorni così velocemente e in uno stato mentale così confusionario che mi sono scordata gli stivali. Non ho degli stivali, quindi non posso camminare praticamente con la pioggia o con la neve, il che è ridicolo dal momento che siamo in pieno inverno. Comunque adesso ci facciamo lo smalto. Mi avete chiesto in tantissimi come mi trovo con gli smalti di Licia Florio, ve l'ho già detto, mi trovo benissimo, molto bene, e adesso vi faccio vedere altri due che ho preso da COS, di cui già vi ho parlato mi sembra nell'ultimo vlog, che sono di J.Hana, che è un brand a cui andavo dietro da tantissimo tempo. Però dato che nevica, appunto, oggi mi voglio fare questo, che è un bellissimo blu indaco, particolarissimo. Comunque, quello che ho fatto è stato semplicemente, comunque andate a vedere il mio video su come mi prendo cura delle mie unghie se siete interessati, perché lì ho proprio spiegato nel dettaglio tutti i passaggi, e ho usato semplicemente questa pinzetta per togliere le pellicine di Muji e questa limetta semplice di Kiko, con cui mi trovo molto bene. Di solito le unghie vanno limate nella stessa
forma delle proprie cuticole, quindi io tendo a limarle molto a mezza luna, però in questo periodo le sto facendo leggermente più a mandorla, ma proprio leggermente, giusto per slanciare un pochino di più le dita, non lo so, ultimamente mi piace così, e quindi facciamoci le unghie. È stata un fallimento, purtroppo. Non ho trovato le scarpe, non c'era mai in nessun paio che ho provato il mio numero. Nonostante la neve, alcuni negozi erano poi troppo affollati e quindi ho preferito non entrarvi. Online non si possono ordinare, quindi non so. Io non so come cavolo ho fatto a scordarmi gli stivali a dicembre a Milano. Vabbè, la vostra amica è un po' rimbambita questi giorni, al fuoco, sì. Adesso sono stanchissima, sono veramente veramente stanca questi giorni. Mi dispiace se sono un po' lamentosa. Comunque adesso si vede il mio armadio, domani vi mostro un pochino come ho organizzato l'armadio prima di riuscire, perché si spera che domani sia una bella giornata e almeno posso fare una passeggiata e portare i miei genitori da qualche parte, anche solo per i parchi. E non ho niente di cui aggiornarvi, mi dispiace se sono così noiosa, ma questa è la mia vita e questo è un vlog e quindi io parlo della mia vita. Però oggi pomeriggio ho avuto l'occasione di parlare con una mia amica di Londra, mi ha fatto molto piacere e sì, voglio le scarpe. Allora, buongiorno, perdonate la voce un po' rauca, ma siete la prima persona con cui parlo oggi. Siete la prima telecamera con cui parlo oggi, visto che sto parlando comunque a una telecamera. Comunque, sto uscendo, sono le 10 del mattino e oggi, siccome ha smesso di nevicare, aiuto, siccome ha smesso di nevicare, porterò i miei probabilmente in giro al centro, perché mia madre doveva comprare delle cosette e voleva assolutamente andare alla Starbucks Roastery, e poi andremo a Piazza Gaiolenti, Corso Como, quelle zone là che io non vedo da una vita, non ci vado dal salone del mobile, quindi da almeno 3-4 anni. Questo è il mio outfit di oggi, tutta nera, molto non me, ma diciamo che Milano e il tempo mi ispirano molto a indossare colori scuri, non so perché, e inoltre queste sono le cose più calde che ho al momento, a parte il giacchino. Mi metto il cappotto e non la giacca a vento, semplicemente per ragioni di stile, lo so, sono matta così. E questo maglione è caldissimo, in realtà ho la canottiera, un maglioncino molto sottile a collo alto e questo maglione di mia madre che mi ha prestato di Mango, i soliti jeans neri, e stavolta ho messo le New Balance perché sono abbastanza spesse e alte per proteggermi, diciamo, dal fango e dalla neve. Poi ho messo questo cappotto che condivido con mia madre, che mi sembra sia di Zara, e questa splendida borsettina di iCloud che posso mettere sia a spalla che a tracolla. Mi sono messa i capelli su, ma probabilmente tra un po' mi metterò il cappello. Gli orecchini e anelli sono sempre di Anna Luisa. Alcuni di voi a volte mi chiedono perché ripeto sempre quello che indosso nei miei outfit, ma so che riceverò tanti commenti al riguardo tutte le volte che posto qualcosa nei video, quindi io ve lo dico subito e cerco di taggarvi dei dupes o le stesse cose qua sotto. Stavo vedendo un po' di YouTube mentre mi truccavo e questa è la mia makeup shelf, diciamo, le mie mensole makeup. Adesso sono tutte in disordine perché mi sono appena truccata, ma per ora questa è la situazione. Sto un pochino progettando di decorare leggermente la stanza, infatti quello che voglio fare oggi è anche andare da Zara Home, dal momento che a quanto pare tutti i negozi di arredamento come Ikea, H&M Home, West Wing non ricominceranno a spedire prima del tipo l'11 gennaio, e io voglio ricevere delle cose perché voglio fare il room tour e voglio mostrarvi la camera quanto più prima possibile, e di conseguenza sì, quello che farò oggi è probabilmente andare da Zara Home a prendere una nuova coperta e dei nuovi pillowcase, perché questi sono molto rovinati, me li sono portati dietro, prendere una nuova coperta, perché questa, per quanto carina, non rispecchia assolutamente il mio stile e non posso farci le foto sopra, lo so, problemi del primo mondo. Questa invece è mia, me la sono portata da Roma, ve l'avevo già mostrata in un vlog.
vlog. Come cappelli e guanti porterò sempre questi qua di cashmere di Organic Basic. Questi sono nuovi, mi sono appena stati inviati e sono di questo bellissimo burgundi che darò a mia madre perché me l'ha chiesto, mi ha mandato un messaggio stamattina alle 8: ti prego portami il cappello di Organic Basic. Ho fatto ok. E nulla, poi quello che voglio fare è... ah sì, poi qua c'è una sedia che adesso ho messo di là semplicemente perché a volte mi vengono a trovare i miei ed è la stessa identica sedia che avevo a Roma. E siccome i cuscini sono carini, sono verdi con una bella fantasia, però come al solito non rispecchiano il mio stile, io vi voglio fare il room tour, andrò a comprare probabilmente da Zara Home una federa 50x50 in cotone, poi vi mostrerò tutto quello che ho comprato. E sto un pochino procrastinando sinceramente perché sto aspettando un ordine di Amazon. Ho riordinato le proteine in polvere, ho notato che quando non prendo le proteine in polvere, quelle di Food Spring vegane al cioccolato in particolare sono quelle che mi piacciono di più, però ci sono vari brand, ve li lascio qua sotto in descrizione, che ho provato, sono molto più affamata innanzitutto, e io sono vorace quando ho fame, quindi è meglio che non mi trovate affamata, anche perché sono insulino resistente, quindi per me la fame è un problema. E poi mi sento, non lo so, mi sento più energica, quindi le proteine sono importanti. Wow, che grande scoperta che ha fatto Cristina questa mattina. Comunque, sì, vediamo che vi posso mostrare altro. No, vi voglio mostrare anche questa piccola zona make-up, solamente quando sarà un pochino finita. E non voglio dirvi troppo, semplicemente perché appunto... ve ne parlerò nel room tour, quindi vi voglio solo dare qualche accenno, non mostrarvi tutto. E inoltre mi sono messa i capelli un po' alla Rachel di Friends, quindi anni 90. Ben 7 ore dopo sono tornata, è stata una lunga giornata, ma sono riuscita a fare un po' di cose. Adesso sono le 7:30, ciao ragazzi, sono tanto stanca, però ci dovevo mostrarvi un pochino le cose che ho fatto. Sono uscita con mia madre e lei voleva tanto tanto vedere Piazza Gae Aulenti, che però non siamo riusciti a vedere perché c'era veramente tantissima neve ed era tutto ghiacciato, rischiavamo veramente di cadere. Come avete potuto vedere dai clip, sono riuscita a trovare le scarpe stamattina. La prima cosa che ho fatto stamattina è andare a cercare gli stivali perché non potevo stare con le scarpe da ginnastica a Milano perché la vostra amica è un po' rimbambita, e quindi sono andata a trovare degli stivali. Vi faccio vedere adesso un pochino come sono, ma domani magari ve li mostro meglio. E poi sono passata a fare delle cose, cioè sapevo già quello che dovevo comprare a parte una cosa, e quindi sono semplicemente entrata nel negozio, ho preso quello che mi serviva e sono uscita, e per il resto ho semplicemente fatto una passeggiata con mia madre, una cosa molto piacevole. E adesso sto preparando la cena, ma prima di svestirmi e tutto ci tenevo ovviamente a mostrarvi quello che ho comprato. Qua ho messo un po' di cose sul letto. La prima cosa, ho comprato delle candeline, poi vi spiego perché. Queste sono di Natura Seal, avevo bisogno di queste candeline, di questo tipo di candele, e queste erano le uniche disponibili. Poi, se non lo sapete, quest'estate, scusate comunque la luce abbastanza schifosa, mia madre mi ha rotto la Keep Cup che avevo comprato a Londra, e quindi quello che ho fatto è stato andare da Urban Outfitters e dire: ok madre, adesso ricompramela. E me l'ha ricomprata, quindi non vedo l'ora di riusare la mia Keep Cup. Sono andata da Uniqlo a comprare le calze 60 den, quelle da mettere sotto le gonne, anche sotto i pantaloni, sotto i jeans E-Tech, perfette per questo periodo. E ho comprato anche i calzini termici, che non si vedono ma sono uno blu e uno nero. Vediamo come mi trovo, non ho mai provato le calze di Uniqlo sinceramente. Poi sono andata da Zara Home e ho preso tre cose. Allora, ho preso una pillowcase, una cover 50x50 del cuscino da mettere sulla sedia, poi vi faccio vedere, vediamo come viene il risultato. E ho preso il copri piumino e i copri cuscini. Ero indecisa se prendere quelli in lino oppure se prendere questi in cotone per calle, dal momento che in camera mia ho il cotone per calle anche nella mia camera di Roma,
la cameretta e mi sto trovando molto molto bene. Sinceramente il lino costava un po' troppo per i miei gusti e per il mio budget in questo momento, e di conseguenza sono andata stavolta per il cotone per calle, che è costato per un letto matrimoniale 39 euro, mentre invece il lino mi sembra che costava parecchio, sui 79 euro, che era un po' troppo. E questi sono le federe dei cuscini, che sono costati 15, e poi ho preso anche una specie di vassoio per mia madre che voleva. Poi questi sono gli stivali, poi domani ve li faccio vedere meglio, ma mi sono trovata molto bene oggi. Io ho 41 di piede, quindi non notate la ciappa, e sono andata qui, che è Brambilla Milano, se siete interessati e se siete di Milano. L'unica cosa invece non pianificata che ho preso è stata da Coin, e ho preso, guardate che bello, ecco perché mi servivano le candele, mi servivano perché ho comprato questo piccolo portacandele che mi ricorda tanto quello di Diptyque, mentre questo è di un marchio che esiste alla Rinascente milanese, che si chiama, questo è il nome del brand, Ickendorf Milano, sì, e molto simile ho anche la teiera, quella che vi ho mostrato mi sa l'altra volta e che sto utilizzando molto spesso ultimamente. Sono praticamente dello stesso brand e sono innamorata, mi piace tantissimo, veramente veramente bello. È un pezzo sicuramente, essendo di vetro, essendo così diciamo semplice, senza tempo, è facilmente abbinabile. Lo vedo bene su una mensola, lo vedo bene sulla scrivania, su un tavolo da pranzo, oppure anche su un tavolino davanti al televisore, ecco, in sala. Questo è quanto per stasera, adesso ho veramente bisogno di unwind, lavarmi, prepararmi una bella cenetta, dal momento che oggi ho mangiato poco, essendo stata sempre in giro con la neve, veramente mi sono scordata proprio di mangiare, ho mangiucchiato solo qui e lì, e niente, poi rispondere a un pochino di vostre email e nulla, basta, andare a letto, ci vediamo domani. E con questo look io sono decisamente pronta per andare con il mio cavallo a correre per la prateria. Ciao ragazzi, buongiorno, mi sto vestendo perché oggi vado a pranzo dai miei. E nulla, ci tenevo a chiudere qua il vlog e a mostrarvi gli stivali, che mi fanno sembrare con questi pantaloni una vera e propria cavallerizza. Già ve l'ho detto mille volte, ma mi sono trasferita veramente in 3 giorni e con una testa così confusa, uno stato mentale così non molto buono, che ho portato pochissime cose, non ho nessuno skinny jeans da mettere con gli stivali e neanche nessuna gonna, quindi per il momento questi sono gli unici pantaloni che ci stanno relativamente bene, e dal momento che c'è ancora un po' di neve fuori andrò con questi. Ci tenevo semplicemente a ringraziarvi per essere arrivati fino alla fine di questo lunghissimo video, e ieri sono stata a editare tutta la sera, tipo fino a 1 di notte, questo vlog, e quindi ci tenevo semplicemente a fare l'outro per metterlo live quanto prima possibile. Sicuramente questo è l'ultimo video del 2020, sperando appunto di riuscire a pubblicarlo prima del 2020, se non mi accusano di qualche copyright con le canzoni nuove che ho messo. Io vi mando un bacio enorme e vi auguro un inizio di anno spettacolare, vi auguro veramente il meglio per questo 2021, ce lo meritiamo tutti dopo aver passato un anno del genere, e lasciamoci alle spalle il 2020, perché ormai è passato. Nulla, seguitemi su Instagram e iscrivetevi al canale, perché ci saranno moltissimi altri video, soprattutto adesso che siamo a gennaio, organizzazione, lifestyle e room decor. Vi mostrerò sicuramente di più su Milano, di più sulla mia stanza, di più sull'appartamento in cui vivo, quindi assicuratevi assolutamente di mettere mi piace, di essere iscritti, e andate a vedere il mio shop online, dove c'è sia l'agenda More or Less che il calendario Simple Things. Sono due oggetti perfetti per iniziare l'anno con positività e propositività. E nulla, io vi mando un bacio enorme e buon anno, ciao.